Per i feticisti, barra feticisti. No, allora, praticamente dopo l'eliminazione Berardi perde la testa. Devo andare dal pedicuro, perde la testa. Faccio i soldi coi piedi io. Dopo l'eliminazione, tutto fa brodo per fare soldi in questo mondo. Ah, vatti a vedere il video, Sport Mediaset, perde la testa dopo l'eliminazione col Modena. Io avevo visto la partita, ma pensavo fosse un amichevole, ho skippato. Mai skippare, mai. Poi la TV generalista dà sempre degli argomenti interessanti. È vero che c'è un movimento che è contrario alla televisione in maniera aprioristica, però è anche vero che la televisione, tipo Mamma Rai, io guardavo te, è il tessuto sociale degli italiani, cioè l'italiano ha forgiato la sua personalità, ha forgiato la storia del paese, è partita dalla televisione. Capito? Quindi non possiamo fare a meno di analizzare questo prodotto che poi si trova in tutte le case degli italiani, in tutti i saloni, in tutte le proprietà. Berardi perde la testa, si scaglia contro questo tifoso, ovviamente sbaglia. Capisco gli insulti alla famiglia, a quello che ti pare, però è anche vero che umanamente mi sento di difenderlo, nel senso che non dobbiamo pensare che poi questi calciatori iperpagati non abbiano un cuore. Non abbiano un'anima, non è la prima volta. Ci fu l'episodio Donnarumma, dopo l'eliminazione dell'Italia, cos'era la Conference League, non mi ricordo la partita esattamente, ci feci un video sopra, ma andatevelo a rivedere. Però non bisogna neanche pensare che davanti a insulti ripetuti come Carletto Mazzone, sinceramente, poi cosa è successo? Gli avrà dato una spinta? Non è chiaro il video, si vede la polizia che passa lì di fianco, lo stupore della folla, e all'esterno, cos'è il Braglia, lo stadio del Modena, all'esterno dello stadio c'è questo episodio, però effettivamente Berardi è anche un modello per i ragazzini, per i bambini, quindi ecco, aspettiamo le scuse del calciatore.